Momento difficilissimo questo per me, ma per tutto il mondo della pallavolo, che siamo davvero in difficoltà per questa scomparsa di questa ragazza prematuramente proprio. E io Giulia l'ho conosciuta, ho avuto modo di allenarmi un po' con lei un paio di anni fa. Perché sono stata lì al Club Italia con queste ragazzine che stavano crescendo e Giulia era una di queste, una ragazza con tanta voglia di vivere, dolce, sempre attenta anche magari ai consigli che le davo, con questi occhi che avevano voglia veramente di imparare e di crescere. E infatti quest'anno era lì nella Igor, ha fatto comunque una buona crescita e questa disgrazia, questa cosa che è successa questa notte davvero ci ha lasciato tutti senza parole. Io sono qua davanti in televisione, parlo di questa ragazza, ma mi stringo davvero alla famiglia e a tutti gli amici. E a nome di tutta la pallavolo, veramente tante tante condoglianze, veramente una perdita pazzesca. Era una ragazza che veramente aveva un futuro davanti pazzesco. Francesca, ovviamente ci associamo anche noi alle condoglianze, la famiglia soprattutto, quella più colpita in questo momento, sta andando verso la Turchia, dove è accaduto tutto. Fa ancora più impressione, Francesca, anche il pensiero che sia potuta accadere una tragedia nel momento in cui questa ragazza si trovava proprio impegnata con il suo club. Io non oso immaginare anche quello che possono provare le sue compagne in questo momento, perché poi la squadra di pallavolo diventa una famiglia, tu lo sai meglio di chiunque altro. Assolutamente sì, assolutamente in quell'albergo io ci andavamo sempre perché comunque è proprio attaccato al palazzetto, quindi lo conosco benissimo quell'albergo lì. Spesso siamo andati in ritiro, quindi proprio ho l'immagine e penso che per la squadra, per i dirigenti, per tutto l'ambiente è stata veramente questa mattina un trauma pazzesco. È stato per me che ero qua quando ho sentito questa notizia, figuriamoci per le ragazze, perché comunque condividi e convivi sempre, è proprio veramente una famiglia, una squadra, quindi non oso immaginare le sensazioni delle sue compagne, delle persone che erano lì con lei. Fino a poco tempo fa. Ovviamente la Farnesina si è messa al lavoro e speriamo che sia chiarita tutta la vicenda, al di là delle congetture che stanno emergendo in questo momento, in queste ore, al di là dei filmati che purtroppo già circolano sul web. Io quello che voglio chiederti, proprio ritornando alla tua esperienza al Club Italia, tu sei un punto di riferimento per tante giovani ragazze. Mi hanno raccontato anche di una grande commozione, per esempio, da parte di Paolo Egonu nel momento in cui ti ha conosciuto. E credo che sia stato lo stesso anche per Giulia. Tu ti ricordi qualcosa a questo proposito? Ma sicuramente erano emozionate quando sono entrata in palestra e gli ho detto adesso ho bisogno di allenarmi con voi perché voglio rimettermi a giocare. E loro si vedeva che erano emozionatissime, ma anche tanto vogliose di scoprire qualcosa di me, insegnamenti, ma anche il rispetto, lo stare con una persona magari che ha avuto un pochino più di esperienza, che era già arrivata in questo caso. Però mi ricordo proprio tutte le ragazze, anche Giulia, che comunque era una ragazza molto timida,
Poi io cercavo di scherzarci, soprattutto con quelle magari un pochino più timide, e mi è capitato anche con lei spesso di cercare di farla lasciare più andare, ecco, in certe situazioni Certo. di allenamento e di gioco, ecco. Tra l'altro fa particolarmente effetto vedere queste immagini in cui anche lei ieri è scesa in campo segnando anche due punti.